Recensione di Bonanza Bros. Per Sega Master System, la copertina raffigura i due personaggi del videogioco con una grafica tridimensionale e il dirigibile che li recupera alla fine di ogni livello. Robo e Mobo, due scassinatori maldestri, sono stati assunti dal capo della polizia di Badville affinché possano rubare degli oggetti contenuti all'interno di alcune particolari organizzazioni, fornendo le prove al capo della polizia che in quei luoghi avvengono attività illecite. In cambio, i due ladri, i due scassinatori, riceveranno la fedina penale pulita. Bonanza Bros. Per Sega Master System è un originale, almeno per i tempi, e carinissimo connubio tra un gioco di azione e un gioco stealth per un solo giocatore. All'inizio si sceglie se si vuole essere Robo o Mobo. Lo scopo è rubare da ciascuno dei 10 schemi proposti tutti gli oggetti che desidera il capo della polizia. I comandi sono piuttosto classici: abbiamo un tasto per saltare ed uno per sparare. Ma è l'interazione con l'ambiente ad essere diversa dal solito. I livelli sono strutturati su più piani, quindi avremo delle scale per salire o per scendere, oppure in questo caso vediamo il ladro scivolare utilizzando una fune, ma ci sono anche delle molle che possono farci saltare più in alto. L'area di gioco è strutturata anche in profondità. È come se ci fossero due binari, uno posto più in profondità rispetto all'altro, e il giocatore può decidere in qualunque momento a quale profondità posizionarsi. Questo permette una serie di azioni, per esempio possiamo posizionarci dietro a un muro per restare nascosti, uscendo allo scoperto soltanto all'ultimo momento per prendere la guardia allo sprovvisto. Possiamo spostarci avanti e indietro in profondità nel tentativo di evitare una guardia che ci insegue. Potremo stare nascosti aspettando che una guardia passi e non ci veda, oppure semplicemente dovremo posizionarci alla giusta profondità per recuperare un determinato tesoro. I nemici non possono mai essere uccisi, ma soltanto storditi. Rimarranno quindi inattivi per un breve periodo di tempo. Per stordire le guardie si può usare la pistola, anche se non è efficace con tutti i nemici, poiché alcuni hanno uno scudo. E poi ci sono nemici che vengono storditi con un solo colpo ed altri invece che ne hanno bisogno più di uno. Possiamo sbattere la porta in faccia a loro, rimarranno storditi, e infine possiamo anche schiacciarli con una pressa. È presente una buona varietà di nemici e molti di essi sono in grado di richiamare l'attenzione dei colleghi quando ci scoprono, anche se possono richiamare l'attenzione soltanto dei colleghi vicini e tendono a dimenticarsi della nostra presenza piuttosto velocemente. Alcune guardie però sono capaci di inseguirci anche per lunghi tratti, anche su e giù dalle scale, se non riusciamo a seminarle o a stordirle. Ogni livello ha una comodissima mappa che viene presentata prima dell'inizio dello schema oppure può essere consultata mettendo il gioco in pausa. La grafica di Bonanza Bros. Per Sega Master System è davvero molto molto carina. Lo stile artistico è di altissima qualità, con personaggi tondi, piedi scollegati dal corpo, un disegno simpatico e delle animazioni che sottolineano l'aspetto ridicolo di questo stile grafico. Tecnicamente abbiamo un uso dei colori praticamente perfetto, un buon dettaglio, ma una gestione degli oggetti in movimento non sempre perfetta, perché a me è capitato di assistere a qualche rallentamento.
Questa versione per Master System presenta una schermata piena e non è tipico di questo videogioco, poiché Bonanza Bros, visto che nelle altre versioni permette il gioco a due, mostra uno schermo diviso in due e un'area di gioco limitata, più piccola. Beh, io ho trovato quest'area di gioco più grande su Master System un notevole passo avanti, perché la ristretta finestra delle altre versioni permetteva di vedere bene più o meno un piano solo, invece qua ne possiamo guardare ben due. Da segnalare anche la quasi assenza di flickerio, che purtroppo era un problema che affliggeva molti giochi, direi di quasi tutti i sistemi 8-bit in generale, ma Master System insomma ha parecchi giochi con flickerio e qua quasi non si vede. Credo di poter affermare che la grafica è uno dei punti di forza di questo videogioco. Anche il sonoro credo sia uno dei punti di forza. Le musiche sono fantastiche e sono state riprodotte in maniera eccezionale, considerando le capacità tecniche del Master System, e anche gli effetti sonori sono di alta qualità. C'è persino la risata beffarda che Robo o Mobo fanno quando riescono a recuperare un oggetto. Non era scontato, su Master System i campioni audio digitalizzati non sono proprio all'ordine del giorno. La giocabilità. Nella recensione per Mega Drive ho sostenuto questa tesi. Bonanza Bros è un divertente connubio tra due stili di gioco differenti, l'action game e lo stealth, che presi singolarmente potrebbero sembrare insufficienti, ma grazie alla sapiente combinazione dei due generi diventa un gioco valido. Su Master System ci sono delle differenze. È sempre lo stesso gioco, quindi possiamo sempre dire che anche su Master System abbiamo un divertente e ben realizzato connubio tra due generi distinti, l'action game e lo stealth. Però qua su Master System le meccaniche stealth vengono ulteriormente ridimensionate e bisogna dire che erano già piuttosto semplicistiche in origine. Prima di tutto su Master System non abbiamo più quegli oggetti su cui si può scivolare e che potevano allertare le guardie. Poi molti nemici praticamente si accorgono più facilmente di noi, cioè come se fossero più reattivi, più svegli rispetto alle altre versioni. E quindi l'azione stealth c'è, per quello che vi ho detto prima, cioè ci si può nascondere dietro un muro, si può tentare di sorprendere il nemico all'improvviso, ma è comunque un'azione stealth meno incisiva rispetto alla versione per Mega Drive e a quella arcade. Qui non si può più giocare in due, ma soltanto da soli, e questa è secondo me una perdita piuttosto grave. La versione per Master System però recupera gli scenari bonus e ne stiamo guardando uno adesso. I bonus erano stati tagliati nella versione per Mega Drive. Abbiamo 10 schemi, come nella versione per Mega Drive, quindi ce ne sono due in meno rispetto all'arcade. Ma la versione per Master System ha anche tante aggiunte, non ci sono soltanto tagli. Prima di tutto, ve ne ho già parlato, abbiamo un bellissimo schermo intero. C'è una presentazione carina prima della schermata del titolo e soprattutto abbiamo molti nemici nuovi. Ci sono alcune tipologie nuove di nemici. Anche soltanto in questo momento vediamo quel tizio vestito da samurai che non esisteva né nella versione per Mega Drive e neanche in quella arcade. Vediamo quell'omino basso azzurro là in alto, altra introduzione per Master System, ma ce ne sono tanti altri. Per esempio c'è un tizio che può far fuoriuscire un fiore da un bastone, ci sono le mummie,
E ce ne sono altri. Mancano su Master System il cane e il tizio grosso che lancia le bombe, però abbiamo davvero una più ampia disponibilità di tipologie di nemici. E questo va a influire anche sulla giocabilità, perché ogni nemico ha una sua modalità di comportamento, ha una sua resistenza ai colpi della pistola e quindi si introduce una maggiore varietà nell'azione di gioco. Purtroppo, per la stragrande maggioranza dei nemici è sufficiente dribblare in profondità, quindi andare sopra e sotto, o saltare, cioè i nemici possono essere saltati, per poterli evitare. E questo è proprio una conseguenza della minor impronta stealth del gioco. Valutando novità e tagli di questa versione, ritengo che rimanga un gioco valido e divertente, un pochino diverso dalle altre versioni, ma comunque ancora in grado di intrattenere con piacevolezza. La longevità non è il suo forte, così come non lo era neanche nella versione per Mega Drive. La versione per Mega Drive permetteva di scegliere il livello di difficoltà, qui no, però possiamo scegliere quanto tempo avere a disposizione per completare un livello. Infatti, ogni livello può essere completato entro un certo tempo limite, quindi diminuendolo è come se il gioco diventasse più difficile. Se devo essere sincero, io ho trovato passaggi un pochino più ostici soltanto dall'ottavo schema in avanti, però avevo già completato la versione per Mega Drive e quella arcade, quindi possiamo dire che il gioco comincia a impegnare dal sesto schema in poi, prima no. Però, soprattutto nell'ultimo schema e nel penultimo, ci sono delle situazioni che mi hanno dato qualche grattacapo. A conti fatti è una longevità leggermente inferiore alla media, perché non si può giocare in due e questo credo sia il suo più grande difetto, forse l'unico vero difetto. Le mie conclusioni finali. Si parla tanto di Nintendo Difference per sottolineare il fatto che Nintendo, a detta di alcuni, sarebbe più portata alla creazione di giochi innovativi rispetto a Sega, almeno quando si parlava di console war ai tempi di 16 e 8 bit. Perché Sega, secondo alcuni, era più interessata, più portata, più brava ad occuparsi di titoli arcade. Bene, abbiamo qui di fronte a noi un esempio di Sega Difference e direi che il videogioco è venuto molto bene. Un videogioco diverso dal solito, un titolo unico nel catalogo dei videogiochi per Sega Master System. È anche un prodotto esclusivo perché è diverso sia dalla versione per Mega Drive sia alla versione arcade. Grafica e sonoro sono un piccolo gioiellino, soprattutto per quanto riguarda la parte artistica, ma anche tecnicamente è un buon prodotto. C'è soltanto questo rallentamento che ogni tanto si può notare, ma dai ragazzi, anche il Neo Geo ogni tanto rallentava, nessuno si è mai lamentato più di tanto. Pecca soltanto nella mancanza della modalità a due giocatori, però c'è lo schermo pieno, c'è una bella grafica a schermo pieno. Guardate, secondo me, a conti fatti, è meglio della versione per Mega Drive, perché è esclusiva e si può guardare tutto lo schermo senza problemi. Bonanza Bros. È un titolo diverso, originale, che con la sua varietà impreziosisce l'intero catalogo di giochi disponibili per Sega Master System. Vi ringrazio per la visione. Se siete interessati alle recensioni per Sega Master System, sul mio canale trovate una playlist dedicata. Tra poco il mio voto personale.